Benvenuti a tutti, oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare nel nostro appuntamento settimanale un personaggio di spicco riguardo il mondo della musica classica, pianista, nato a Ravenna, città in cui tuttora vive, pluridiplomato tra cui diploma in direzione d'orchestra e composizione. Il suo curriculum è fiorito di eccellenti nomi di maestri che hanno contribuito alla sua formazione artistica, che gli ha permesso di accedere a borse di studio, premi di spicco, a lui riconosciuti che hanno accresciuto e perfezionato sempre di più la sua arte. Sono innumerevoli le sue partecipazioni ad eventi in teatri, in radio, in televisione, ma per saperne di più sono lieta di poter intervistare il maestro Marco Santiago. Buonasera Marco. Salve a tutti. Incominciamo subito l'intervista con una domanda. Quali sono le ragioni che ti hanno orientato verso il pianoforte e in seguito a farne la tua professione? Mi sono avvicinato allo strumento in maniera del tutto naturale. Quando avevo 5 anni, i miei nonni mi regalarono una piccola tastiera elettronica alla quale io rimanevo sempre attaccato. Mio nonno sapeva leggere la musica e mi insegnò qualche rudimento che mi permetteva di riprodurre alla tastiera i motivetti che sentivo in TV, per esempio, ovviamente in maniera molto approssimativa. Da lì però non mi sono più fermato, cominciai a prendere lezioni e seppur incosciente avevo già in mente di rendere tutto ciò la mia professione. Infatti mi appassionavano già all'epoca i teatri, il palcoscenico, le luci e non vedevo l'ora di stare lì sopra. Bene, diciamo i pro e i contro di queste scelte, se ce ne sono? È forse l'unico dei pro, ma è anche il più significativo, ovvero fare della tua professione, fare della tua passione la tua professione è un valore aggiunto impagabile. Il contro invece sono una lunga lista, ovvero la vita tua da bambino è diversa rispetto a quella dei tuoi coetanei. Vuoi giocare a pallone con gli amici il sabato pomeriggio? In realtà nulla te lo vieta, ma avresti potuto studiare di più e soprattutto attenzione a non farsi male alle mani, anche se stai giocando con i piedi. Vuoi fare attività sportiva? In pratica rimane solo il nuoto, se vogliamo essere sicuri di non farsi male. E poi c'è tutta quella parte di conciliazione con gli studi della scuola ordinaria, che nel mio caso dalle medie in poi è stato un vero e proprio incubo, insomma, ci si deve sacrificare non poco. Immagino. E quanti anni di studio sono corsi per giungere allo stato attuale? Premesso che non si finisse mai di imparare, che i corsi di pianoforte quando ero studente erano decennali, posso solo rispondere che studiare 10 anni è del tutto inutile se poi non si continua a farlo. Ho 42 anni, studio da quando ne avevo 6, quindi a questa domanda rispondo 36 anni. Che non è poco. Complimenti. Qual è la cosa per te più importante nella vita? Musica o altro? Senza la musica la vita sarebbe un errore, diceva il filosofo Nietzsche. La musica indubbiamente è qualcosa di cui non posso più fare a meno. Qualche volta, confesso, nei momenti più bui ho pensato anche di cambiare, ma il pensiero fortunatamente non è durato che pochi istanti. Per fortuna. Le difficoltà incontrate nel percorso musicale? Come accennavo in precedenza, dal punto di vista gestionale è assai difficile conciliare studi scolastici ordinari e musicali. E poi subentrano anche tanti fattori emotivi che vanno tenuti in considerazione. C'è chi matura prima, c'è chi matura dopo, c'è chi dà tutto subito in adolescenza e chi dà tutto a lungo termine. E in più, crescendo, cominciano a esserci magari critiche, invidie, cattivi consiglieri, sono sempre in agguato in un'età in cui non sei ancora in grado esattamente di capire cosa stia succedendo intorno a te. Non è sempre semplice, ma ancora una domanda alla quale
mi sono posta e pongo volentieri. Qual è stato il momento di maggiore soddisfazione in carriera e qual è la ragione di scelta di collaborare con le voci e non come solista? A questo proposito vorrei citare un momento particolare e che ha inciso fortemente sull'indirizzo da prendere, la scelta di collaborare appunto con le voci. Nel 2007 ero stato più volte ascoltato dal compianto pianista americano Dalton Baldwin, che ha dedicato la vita, si può dire, al repertorio cameristico vocale e che ha sostenuto quasi tutte le voci più preziose sul globo terrestre. Dopo avermi incoraggiato più volte a prendere questa strada, una mattina del febbraio 2008, me lo ricordo come se fosse ieri, apro la mia posta elettronica e cosa vedo? Una email, una convocazione attraverso borsa di studio per una masterclass con lui a Villecroze, una piccola località francese, due ore sopra Nizza, e fu un'esperienza meravigliosa approfondire questo repertorio con Dalton Baldwin e in più avere l'occasione di eseguirlo con un favoloso team di cantanti da lui selezionato, ed è stato un sogno che si è avverato e mi ha fatto anche capire quale fosse la mia strada. Dopo di questo sono tornato in Italia e ho intrapreso una collaborazione stabile con Valentina Vanini, mezzo soprano, con cui ho vinto due premi a concorsi internazionali riservati a questa branca e con lei ho sviluppato un'attività concertistica, radiofonica e televisiva. Sì. E una domanda ancora, cosa provi mentre suona? Ecco, a costo di sembrare dissacrante, dico che quando suono da solo in concerto mi annoio un po'. Ed è da un po' che non lo faccio, ho smesso di suonare da solo da diversi anni. E addirittura quando riascolto le registrazioni dei miei brani solistici mi annoio ancora di più. Quando divido invece il palco con un partner con cui mi intendo, allora mi sento invece di dare tutto e a tratti mi ricordo di concerti che avrei voluto non finissero mai. Proprio una sensazione quasi inspiegabile. Il pianoforte in realtà è lo strumento autonomo per eccellenza e tutto può essere suonato al pianoforte, anche una sinfonia di Mahler scritta per una grande orchestra può essere riassunta e anche in modo più che decoroso al pianoforte. Ma c'è anche tanto repertorio che vede il pianoforte come un gregario di lusso e paradossalmente questo è l'aspetto che prediligo e che per questo momento della mia vita ho deciso di approfondire. Perfetto. Un'ultima domanda prima di concludere questa intervista. Qual è stato in questi ultimi tempi l'evento che ti ha regalato maggior soddisfazione per la tua carriera? Ovviamente il conseguimento in questi giorni del diploma di musica da camera presso la Fondazione Internazionale Incontri col Maestro, nella classe del maestro Marco Zuccarini. Ecco, questo è un diploma arrivato in tarda età, è il mio quinto titolo accademico conseguito in carriera ed è arrivato sì in tarda età ma con il massimo della consapevolezza possibile che io potessi mettere a disposizione per questa per questo traguardo. Ecco. Complimenti e ringrazio Marco Santian di essere stato con noi e mi auguro un buon prosieguo per la sua carriera e per tutto ciò che ha previsto di intraprendere. Grazie. Alla Grazie prossima. A voi, è stato un piacere.